Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda con l'appuntamento con la nostra informazione. Apriamo il notiziario parlando di lavoro perché è una settimana di mobilitazioni quella in corso dopo i vigili del fuoco che ieri lunedì hanno indetto sit-in in tutta Italia per ottenere un trattamento equivalente a quello delle altre forze di sicurezza. Oggi, martedì 23 maggio, sono scesi in piazza i lavoratori della provincia. Per il Piemonte la manifestazione si è svolta a Torino, dove era rappresentata anche la Granda. Speriamo che anche questa mobilitazione possa servire a stimolare il governo a mettere mano ai conti e trovare le risorse necessarie non solo per rimettere a posto le strade, tagliare l'erba sui cigli delle carreggiate nelle rotonde e per aprire dignitosamente il prossimo anno scolastico. Questo è lo scopo della manifestazione ospitata martedì 23 maggio a Torino. Una denuncia della difficile situazione in cui versano gli enti provincia in tutta Italia, che avrebbero dovuto essere soppresse e invece devono continuare ad amministrare. Non hanno i fondi per farlo, nemmeno per l'ordinaria amministrazione. La settimana scorsa è stato anche presentato un emendamento alla manovra bis che compare tra i segnalati della Commissione Bilancio della Camera per raddoppiare gli stanziamenti previsti per quest'anno dalla manovra correttiva, moltiplicandoli poi ulteriormente a partire dal 2018. La proposta è di portare il contributo previsto per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province da 110 milioni a 220 nel 2017 e da 80 milioni a 480 milioni a decorrere dal 2018. Alla manifestazione nel capoluogo piemontese era presente anche una delegazione cuneese. Una battaglia senza colore politico, una necessità trasversale, dice chi ha partecipato alla manifestazione. La cronaca che ci porta nell'Albese, dove sono intervenuti i carabinieri di Diano e il NAS di Alessandria. Ad Alba hanno chiuso per irregolarità sanitarie un kebabaro di Corso Torino, mentre nei confronti di un ristorante tra le colline di Roddi hanno elevato sanzioni amministrative per irregolarità igienico-sanitarie. Restiamo nell'Albese, continuiamo con la cronaca perché i militari hanno denunciato diverse persone per comportamenti pericolosi mentre si trovavano alla guida dei propri mezzi. Guidavano senza patente e sotto effetto di stupefacenti. È successo nell'Albese. A fermare i tre individui, i carabinieri di Corte Emilia. Si tratta di due rumeni alla guida di altrettante auto e di un minorenne italiano a bordo di un motorino. Uno dei due rumeni aveva con sé a bordo altri tre connazionali e si aggirava nei pressi di una zona di Alba abbastanza isolata. Tutti e tre sono stati denunciati e segnalati quali assuntori alla prefettura. Ha invece 28 anni, marocchino, disoccupato e pregiudicato, l'ultimo arrestato dai carabinieri di Bra. Era stato condannato nel 2013 per guida sotto l'effetto di alcol. Ora dovrà scontare 2 mesi e 20 giorni in detenzione domiciliare. Sempre i militari di Bra hanno vigilato sulla prima di aperitivo in console nella città sotto la Zizzola. 14 i posti di controllo, 90 le persone fermate, 40 i veicoli, 1.600 euro le contravvenzioni elevate, soprattutto per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per l'uso del cellulare alla guida, 50 i punti decurtati dalle patenti. A Savigliano, dove si è insediato il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri, si tratta del tenente Antonio De Vita, 42 anni, di origine campana, già comandante ad Alessandria. De Vita, sposato e papà di due figli, ha iniziato la carriera nell'esercito come paracadutista militare ed è dal 1997 che fa parte dell'Arma dei Carabinieri. Restiamo in tema di guida pericolosa, ci spostiamo però a Boves. Poteva finire molto peggio l'imprudenza di un padre di famiglia. Nonostante fosse ubriaco, si è messo alla guida dell'auto ed è uscito di strada con lui in macchina i due figli. Ubriaco alla guida, con a bordo i due figli, è finito fuori strada sbattendo contro un palo della luce. E questo è il caso più grave riscontrato dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo nel corso dell'attività di controllo effettuata nei comuni di propria competenza, con l'obiettivo di prevenire i reati contro il patrimonio, controllare le frontiere e limitare l'abuso del consumo di bevande alcoliche. L'episodio è avvenuto a Boves. Un uomo, dopo aver perso il controllo della vettura che stava guidando, è uscito fuori strada, finendo per schiantarsi contro un palo della luce pubblica ed abbatterlo in seguito all'impatto. Con lui sull'auto c'erano i due figli piccoli che hanno riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni.
Il padre, rimasto illeso, guidava ubriaco. Ad accertarlo è stata la verifica effettuata dai carabinieri con l'etilometro. L'uomo aveva un tasso alcolemico pari all'1,85%, ben oltre il limite di 0,50 consentito dalla legge. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è anche stato sequestrato il mezzo ai fini di confisca. A Borgo San Dalmazzo i carabinieri hanno invece denunciato un cittadino di nazionalità danese, sorpreso a trafugare un portafoglio dall'interno di un'autovettura nei pressi del cimitero, mentre nel corso dei servizi di vigilanza transfrontaliera la denuncia è scattata per un cittadino magrebino illegalmente presente in Italia che non aveva ottemperato all'obbligo imposto dal questore di Cuneo di abbandonare il territorio nazionale dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Sul suo conto è stata anche attivata la procedura di espulsione. Infine, sempre a Borgo San Dalmazzo, è stata denunciata un'altra persona sorpresa alla guida della propria automobile con un tasso alcolemico dell'1,31%. Manu Attenzioni, Pensolato e Museo Social Club sono i tre progetti presentati nella sede dell'OCNOS FAP di Fossano a favore di detenuti ed ex ristretti per favorire la reintegrazione sociale. Manu Attenzioni darà la possibilità a 12 detenuti di frequentare un corso di 120 ore di riqualificazione energetica e bioedilizia e di lavorare nel cantiere aperto nella palestra dei Salesiani a Fossano. Pensolato offre invece un impiego in agricoltura e Museo Social Club, sostenuto dalla Fondazione CRC, insegnerà agli ex detenuti come diventare guide turistiche. Ora a Castiglione Saluzzo, dove oggi, martedì 23 maggio, si è svolto l'evento di solidarietà proposto dall'Unione Montana Valle Varaita, una staffetta podistica che ha coinvolto 500 studenti delle medie. Una staffetta lungo la Valle Varaita per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Superiore Simone De Magistris di Caldarola, comune maceratese colpito dal terremoto, e hashtag Valle Varaita in movimento, l'evento solidale annuale organizzato dall'Unione Montana Valle Varaita in collaborazione con gli istituti comprensivi di Costigliole Venasca e Busca, Podistica Valle Varaita, Protezione Civile, Proloco e Comuni. Protagonisti 500 studenti delle medie che hanno preso parte a 12 tappe podistiche da San Peire sino a Frazione Ceretto di Costigliole. Un evento per condividere i valori dello sport, dello stare insieme, del benessere e della solidarietà. Oltre alla corsa e al pasta party finale, i ragazzi hanno partecipato a tornei di calcio e pallavolo, laboratori naturalistici curati dal Parco del Monviso e ludici del progetto IES. Insieme a loro una delegazione dell'Istituto Maceratese, ospite sino a giovedì della quinta edizione di In Coro per un Sogno, concorso scolastico internazionale per cori delle scuole primarie in corso a Busca. Ora apriamo una pagina dedicata alla sanità, andiamo a Savigliano. Sabato nel reparto dell'ospedale Santissima Annunziata di Oculistica sarà possibile effettuare una visita oculistica gratuita per la prevenzione del glaucoma. L'iniziativa è promossa dal Lion Club Saluzzo Savigliano in collaborazione con l'ASL Cuneo 1. Le visite sono gratuite, si svolgeranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. Domenica invece in programma la 20ª edizione della giornata nazionale donazione trapianto organi e tessuti. Sono previsti eventi online e nelle piazze di tutto il Piemonte, che resta una delle regioni più virtuose come numero di donazioni e trapianti. Sempre Savigliano, ancora sanità, i medici di famiglia potrebbero presto lasciare i propri studi per trasferirsi tutti insieme in ospedale. E l'ipotesi su cui sta lavorando il direttore dell'ASL Cuneo 1, Francesco Magni, con il pieno appoggio della regione. Tra i tanti vantaggi che tale soluzione porterebbe per i pazienti, una possibile presenza dei medici di base 7 giorni su 7. I medici di base savigliani potrebbero presto lasciare i loro studi per riunirsi tutti insieme in ospedale. L'ipotesi su cui sta lavorando il direttore dell'ASL Cuneo 1, Francesco Magni, all'interno del cosiddetto piano direttorio, il progetto di riorganizzazione degli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano. L'idea, che ha il pieno appoggio da parte della regione, porterebbe ad una migliore interazione tra paziente, medico di famiglia e ospedale. In un futuro non molto lontano potrebbe permettere, grazie a delle sinergie con la Guardia Medica, la presenza dei medici di base 7 giorni su 7. A Savigliano, esattamente 20 anni fa, 4 medici diedero vita ad uno dei primi esempi di medicina di gruppo in provincia. Uno studio che oggi conta 8 dottori ed un bacino di utenza di oltre 12.000 assistiti, con circa 120 pazienti ogni giorno. Il futuro del,
medico singolo è un futuro che secondo me alla lunga è destinato a sparire sempre di più, ma vale per anche studi di architetti, studi di notare, ormai tendono anche a specializzarsi sempre di più. Il fatto di medici di base in gruppo vogliono dire poi un servizio migliore alla popolazione, alla gente, maggiore apertura, capacità di integrazione, di sostituirsi, eccetera. È un'esperienza che potrebbe accomunare sia Saluzzo che Savigliano, perché in entrambi gli ospedali è un'ipotesi che stiamo cercando di portare avanti, trova il consenso degli infermieri, dei medici di medicina generale, per cui l'idea di all'interno del presidio ospedaliero, in entrambi gli ospedali, nella parte un po' più monumentale in cui magari ci possono stare benissimo questi servizi, sicuramente sono una cosa da fare. Perché? Perché questo permetterà di avere vicino medici di base, infermieri che vanno a domicilio, servizi distrettuali, quindi si creano sinergie e relazioni che sono fondamentali. Certo, quindi si arriverebbe anche, si parlava, medici di base presenti anche quindi a rotazione 7 giorni su 7. Questo comporta che occorrono che ci siano anche delle modifiche normative, l'accordo nazionale, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell'attuale regolamentazione della medicina, diciamo, di continuità assistenziale, diciamo, i medici che sono la guardia medica. È stata un'idea nata dalla innanzitutto una relazione fra amici, professionisti amici, e che credono molto nell'associazione per lavorare meglio, in modo integrato, e per dare alla popolazione dei nostri assistiti un servizio che noi crediamo più completo e più, come dire, più attento alle esigenze di tutti, là, insomma. Offrendo anche possibilità maggiori in termini di orari, anche solo, perché il paziente può venire, certo deve rispettare la questione che è iscritto ad un medico, quindi quello è il suo medico di riferimento, però insomma se ha un'esigenza può anche venire in un orario diverso e avere comunque lo stesso servizio. Certo, quindi avete riscontrato anche in questi 20 anni la soddisfazione da parte dei vostri pazienti? Sì, questa... siamo convinti di dare qualcosa ai nostri pazienti con questa associazione. È scomparso all'età di 94 anni Felice Marino, partigiano e mugnaio di Cossano Belbo, originario di Mango. Negli anni 50 Marino acquistò un vecchio mulino avviando un'azienda che oggi coinvolge i due figli e i tre nipoti. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 24 maggio, alle 10:30 nella parrocchia San Giovanni a Cossano Belbo. Guiderà ancora Sergio Rizzo, Confartigianato zona di Ceva. Fotografo è stato confermato dall'Assemblea degli Associati nei giorni scorsi. Sergio Rizzo è stato confermato alla guida della zona di Ceva di Confartigianato. Il fotografo cebano è stato eletto durante l'Assemblea degli Associati che gli hanno rinnovato la fiducia. Cercheremo di essere ancora più vicini alle esigenze degli imprenditori, ha commentato il confermato presidente, che avrà come vicepresidente vicario Enrico Molineri e come vicepresidente Rosalba Murialdo. Anche per loro due si tratta di una conferma, ma a ruoli invertiti. Tutto voglio ringraziare quanti hanno accordato ancora una volta la loro fiducia nei miei confronti e per questo... che diciamo che non è un facile incarico, in quanto, come si diceva, la zona non è una zona molto facile. Ultimamente oltretutto è stata anche colpita da un'alluvione, per cui ci sono delle problematiche da dover risolvere, ma tutto questo insieme alla mia squadra penso di riuscire a risolverlo, perché abbiamo delle imprese che vogliono essere rilanciate su tutto il territorio e il territorio deve essere rilanciato in maniera peculiare per quanto concerne i giovani, che è una mia iniziativa, della mia e della mia squadra, per uno sviluppo sempre più crescente della nostra area. La nostra squadra abbiamo anche una quota rosa molto importante, che è a dimostrazione come la nostra zona voglia aprirsi anche alle donne, perché sono diciamo quelle che portano avanti una famiglia, portano avanti l'impresa e tante volte vengono a sostituirsi al proprietario, alla persona che è intestataria della partita IVA, diciamo. Indubbiamente questa è una prima fase che porteremo senz'altro avanti. Voglio una collaborazione totale con tutti e un sereno confronto. Voglio che, e intendo
che le persone che vengono a chiedere qualcosa abbiano una risposta esaustiva per tutti e per la risoluzione dei loro problemi. Quindi la Confartigianato voglio che sia sempre aperta e non ci siano dei divari tra chi è di serie A e di serie B. Siamo tutti uguali e tutti soci della Confartigianato di Cuneo. Sì, una serata molto bella, vivace, con una forte partecipazione, se pensiamo che questa sera c'erano 100 voti validi rispetto ad una zona che ha 380 associati, quindi questo dimostra anche la partecipazione degli artigiani ad un momento democratico importante che guarda al rinnovo della zona e guarda a quello che può essere il futuro attraverso un'associazione di categoria che con i suoi dirigenti cerca sul territorio di creare le condizioni per un miglior sviluppo dell'economia totale dell'artigianato. Direi che è stata confermata la presidenza uscente con Sergio Rizzo, con Enrico Molineri e con Rosalba Murialdo e quindi una conferma che testimonia il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, ma anche il risultato che è stato molto contrastato è un risultato che dimostra che c'è necessità proprio per la particolarità di questa vallata, che è una vallata che ha subito fortemente la crisi, di avere un'associazione forte che guarda ai problemi delle aziende. Una pedalata per dire no alla violenza sulle donne la organizza Mai Più Sole giovedì a Saluzzo. L'appuntamento è alle 18.30 in Piazza Cavour dall'Ala di Ferro. La pedalata sarà di circa 12 km nei dintorni di Saluzzo tra Lagnasco e Manta. L'iscrizione è gratuita da effettuarsi alle edicole o di via Silvio Pellico di Piazza Risorgimento oppure dalle 17.30 direttamente in Piazza Cavour. Ai primi 70 iscritti sarà consegnata una t-shirt offerta dal negozio numero 8 e sono previsti anche diversi premi. Pagina sportiva, parliamo del campionato di Serie A di pallapugno. Nella settima giornata la partita di cartello è stata quella giocata a Cuneo tra l'Acqua San Bernardo e la Canalese, che si è imposta restando a punteggio pieno insieme a Castagnole e Lanze. Ci sono volute 7 giornate ed il primo scontro al vertice per separare il trio di testa del campionato di Serie A di pallapugno. Dopo 6 giornate, Canalese, Cuneo e Castagnole Lanze non avevano ancora sbagliato un colpo, ma il settimo turno ha messo di fronte Campagno e Raviola, con quest'ultimo che ha dovuto cedere il passo. Nel big match di giornata, la Torronalba Canalese è andata infatti a vincere in un gremito sferisterio di Cuneo, al termine di una prestazione super, soprattutto nel primo tempo. All'Acqua San Bernardo non è invece bastata un'ottima ripresa per rientrare in partita. Dopo l'equilibrio nei giochi iniziali, la Canalese ha preso il largo con un Campagno scatenato in battuta, portandosi fino al 7-1. Nel finale di primo tempo la reazione dei padroni di casa, che sono andati alla pausa sul 3-7, e nel secondo tempo hanno continuato a spingere, conquistando altri 2 giochi e avvicinandosi alla Torronalba. Le speranze dei cunesi si sono però esaurite qui, perché la Canalese è tornata a prendere in mano il match, chiudendo con il punteggio di 11-5 e restando così a punteggio pieno. A fare compagnia a Campagno in testa alla classifica ecco Massimo Vacchetto, che con il suo Castagnole Lanze, nel derby di famiglia con il fratello Paolo, si è imposto per 11-5. Troppe le assenze in casa Prospigno, che ha comunque lottato in avvio, tenendo botta fino al 3-3 e andando al riposo sotto di 2 lunghezze. Nella ripresa nuovo allungo di Castagnole Lanze, che ha chiuso l'incontro senza problemi. Negli altri match della settima giornata, successo interno di Corte Emilia sulla Merlese e affermazione di Santo Stefano Belbo sul campo dell'Imperiese, mentre Altalanga, superando Bubbio, è la quarta forza del campionato. Ancora un ultimo aggiornamento dalla redazione di Telegranda. Si è costituito l'automobilista che a mezzogiorno di sabato ha investito e gravemente ferito una ciclista di 50 anni di Busca. L'episodio era avvenuto in frazione Andonno di Valdieri. Si tratta di un pensionato di Cuneo di 91 anni denunciato per lesioni gravissime stradali e omissione di soccorso. Al quotidiano La Stampa ha dichiarato: "Non mi sono accorto di nulla, mi dispiace tanto". Oltre alla denuncia, l'uomo è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.
Per il momento questa era l'ultima notizia dalla redazione di Telegranda, naturalmente vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento di domani mattina con Granda Mattina dalle 7 alle 8:30 e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.